amici roditori. Oh, ciao, mi stavo abbandonando a uno dei miei passatempi preferiti: dormire. A proposito, sono arrivate tante lettere che mi chiedono di elencare le mie 10 cose preferite da fare al mondo. Bene, eccole in ordine del tutto casuale. Potrei avere lo schermo, per favore? Numero 1, dormire. Numero 2, mangiare. Numero 3, dormire e sognare di grandi mangiate. Numero 4, e questo è uno difficile, mangiare dormendo. Numero 5, dormire sull'altro fianco. Numero 6, spedire Nerman ad Abu Dhabi. Ecco, notare che non ho messo la scritta fragile. Numero 7, 8 e 9 sono ancora mangiare. E siamo arrivati al numero 10. È decisamente la cosa che preferisco fare di più al mondo. Ed è incredibile. Non riguarda né il dormire né il mangiare. È vedere Odie tormentato dagli scoiattoli. L'adoro. Passiamo ora alla dimostrazione. Guardate, vi divertirete come non mai nella vostra vita, fidatevi. È fantastico! Gli scoiattoli! Adesso puoi anche uscire, gli scoiattoli sono andati! Ti sei guadagnato l'osso, Odie! A nome mio e del pubblico a casa, grazie per questo spettacolo irripetibile! Odie e gli scoiattoli. Non se ne può avere mai abbastanza. Bel lavoro, ragazzi! Quello è il cane più stupido della storia universale dei cani stupidi! Quel cane ha il cervello grande come una noce! Direi più un anacardio! E ora vi mostreremo una cosa che non avete mai visto in tutta la vostra vita. L'ho già visto. Ultime notizie. Oggi un abitante della Svezia ha stabilito il nuovo record di morsi ai falchi, riuscendo a morderne uno. Secondi a pari merito tutti gli altri abitanti del pianeta Terra. Che noia. 637 canali e niente che valga la pena vedere. Speriamo si ripeta al più presto la cosa che preferisco al mondo. Ehi, conosco quel latrato. È il latrato di Odie. Sto per cacciare gli scoiattoli e farò una figura da scemo. Sì, sì. Svelti, ragazzi, tutti sul retro, è il momento di Odie. Ah!
Va bene, abbiamo terminato. Puoi tornare a casa. D'accordo, sono da voi in un lampo. Scoiattola a terra, scoiattola a terra. Ehi, finalmente ne hai catturato uno. No, quasi. Per voi che seguite da casa, siamo Odi 1, scoiattoli 783 per il momento. Non posso guardare questa scena, è spaventosa! Si è spacciato, povero diavolo! Uno scoiattolo così coraggioso e buono! Non c'è niente che possiamo fare per lui! Ehi, non preoccuparti, Odi. Il coda gonfia qui presente è sotto shock. Si sveglierà molto presto, dagli soltanto il tempo. Ehi, che stai facendo? No, non può restare in casa nostra. John non ama gli scoiattoli privi di senso nel salotto. Non voglio saperne assolutamente nulla. Quello che è accaduto al nostro amico. Professor Noce, non ho mai sentito di un cane che caccia uno scoiattolo. È un evento molto comune. Oh no, è del tutto insolito. Anzi, a dire il vero, è la prima volta. Nessun cane nella storia ha mai catturato uno scoiattolo prima. È una vera tragedia. Capisco. Vuol dire che il futuro della specie degli scoiattoli è in pericolo. Oh, certo, sicuramente, sicuramente. Sembra che ci troviamo al termine di un'era e che saremo costretti a trasferirci in territori senza cani. E ora, se volete scusarmi, devo preparare le valigie. Ahimè, sono davvero troppo vecchia. Mi porti con lei! Io non voglio andarmene, qui mi trovo bene. Già, magari possiamo parlare con il cane e farci un patto di pace. Ma tutte le figuracce che gli abbiamo fatto fare, non essere sciocco, ci odierà con tutto il cuore. Possiamo provare, cosa abbiamo da perdere? Oh no, mi sta assaggiando, mi vuole mangiare. Cosa? Vorresti stringermi la zampa? Dopo tutte le cattiverie che ti abbiamo fatto? Quel cane non farà mai pace con noi. Dobbiamo provarci. Se provasse a divorarci, non avete visto cosa ha fatto al nostro amico? Lui... Corri più veloce che puoi! Ehi, sto giocando con il mio nuovo amico! Il tuo nuovo amico? Ma è un cane! Che posso dirvi? Non lo abbiamo capito! E con lui tutti i cani del mondo! Vieni qui! Sono schizofrenico? Certo che no! Neanche io! Sì, invece tu sei, ti dico di no! E nessuno di voi due è divertente. Che cosa guardare, che cosa guardare? Non può essere, è possibile? Sembra che Odi stia per iniziare un'altra caccia agli scoiattoli. Lo spettacolo di intrattenimento migliore dell'etere. Ehi! No! Saremo per sempre i tuoi umili schiavi, sua saggezza! Odi? Saggezza? Di che colore è il cielo lì da voi, scoiattoli? L'idea di un Odi con aspirazioni intellettuali si morde la coda, lo sapete? Come osi tu insultare il nostro amico? Lo lasceremo parlare in questo modo del nostro Odi? Vieni, scusa! Scusa? Mai e poi mai. Ok, fratelli, prendetelo! Lasciatemi! Perché mi avete preso? Un sacco di mandorle! Fermi!
Ehi, ehi! Beh, il mio programma preferito è stato cancellato. Niente più odi che caccia scoiattoli. Ma davanti a queste notizie bisogna cercare di ritrovare il sorriso. E se non ci riuscite, qualcun altro potrebbe farvelo a tradimento.